Buongiorno, un grande benvenuto a tutte le persone che seguono le nostre interviste ai candidati. Oggi siamo con Paolo Cova, medico veterinario, candidato nella circoscrizione di Milano, per la lista del Partito Democratico. Paolo Cova è un medico veterinario, opera principalmente a supporto dell'agricoltura e della zootecnia milanese, nella Milanese, ha svolto attività sindacale rappresentando la propria categoria, ma anche politica. Nel Consiglio di zona 4 di Milano, dove vive, e alla Camera dei Deputati, dove è stato eletto nel 2013, entrando a far parte della 13ª Commissione permanente per l'agricoltura. Lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, anche perché ci permette di parlare di temi anche non ancora toccati, quindi questo arricchisce molto, diciamo, il novero delle nostre interviste. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Vorrei partire da una domanda che riguarda però nel complesso. L'amministrazione virtuosa di una regione, specialmente quella di una regione popolosa come la Lombardia, complessa, richiede competenze tecniche, sì, ma anche una visione abbinata a una passione, a una sensibilità rispetto ai tanti bisogni che poi emergono. E quindi vorremmo cominciare questa intervista sotto questo profilo, cioè toccando un versante, quello sociosanitario, che sappiamo essere molto sensibile, e chiedendoti proprio in questa prospettiva, quella cioè sia dell'intervento, ma anche della prevenzione, quali sono, dal tuo punto di vista, le particolari criticità del settore sociosanitario, quali bisogni sono stati trascurati nelle ultime amministrazioni e quindi necessitano un intervento puntuale? Se è possibile, a questo proposito, immaginare, oltre al solito intervento di sostegno, anche per l'appunto uno di prevenzione. Grazie per la domanda. Credo che il tema socio-sanitario sia stato poco affrontato e di solito non viene affrontato, anche perché socio-sanitario è soprattutto il tema del sociale. Regione Lombardia ha stanziato 22 miliardi per il sistema sanitario, 850 milioni di euro per il socio-sanitario. Per cui uno dei grossi problemi che noi stiamo vedendo e che si è visto in questi anni è tutta quell'assistenza socio-sanitaria post-intervento, post-cura, tutta la situazione domiciliare, l'assistenza domiciliare che è venuta a mancare. Per cui quando una persona va in ospedale, ha dei problemi sanitari e poi necessita comunque di un'assistenza sanitaria a casa o sociosanitaria, un accompagnamento, gli investimenti fatti in questi 28 anni sono stati molto scarsi e soprattutto le persone si sono trovate nella difficoltà di dover gestire questa questione. Pensiamo a chi esce da fenomeni di ictus o patologie cardiache invalidanti, tumori, per cui quando poi si trova a dover rientrare nel proprio domicilio ha una situazione complicata a cui la maggior parte delle volte deve fare fronte personalmente. Non c'è questo legame fra la situazione sanitaria e la situazione sociale di rientro nelle proprie case. Pensiamo anche a quel tutto tema della prevenzione che non è stato fatto in termini di tossicodipendenza, alcoldipendenza, ludopatie. Famiglie o donne vittime di tratta, per cui di violenza, un tema e sono temi preponderanti in questa stagione, in questo periodo, perché vengono lasciate poi le persone da sole con il problema, le famiglie da sole con il problema. Investire su una famiglia vuol dire anche dargli quell'assistenza nel momento in cui ha un familiare, una persona cara che ha delle difficoltà. E invece in questi anni questo non è stato fatto, un investimento assolutamente diretto con le persone. Poi c'è ancora proprio tutto il tema del sociale. Le organizzazioni, le associazioni del terzo settore si sono trovate veramente nella difficoltà proprio per la carenza di personale, di educatori che difficilmente vanno a impegnarsi in questo ambito, perché hanno degli stipendi veramente bassi e non hanno continuità di progetti. Per cui gli educatori,
non ci sono, cominciano a scarseggiare e le organizzazioni e le associazioni fanno fatica a svolgere il loro compito sociosanitario. Accanto a questo c'è una riflessione sul tema della casa, perché organizzazioni, associazioni, mondo del terzo settore, Caritas, che interviene e deve reinserire queste persone o persone che sono state in difficoltà, che hanno fatto un cammino di recupero, fanno fatica poi a rientrare per trovare una casa. Aller è la più grossa proprietaria di case popolari a Milano, in Lombardia, ma anche in Italia, ma non c'è un rapporto diretto e non c'è un investimento. Per cui la fatica, il cammino fatto da tantissime associazioni per reinserire queste persone viene a cadere o viene a mancare nel preciso momento in cui manca anche una casa. Io credo che su questo vada ripensato e va un po' tutto l'atteggiamento nei confronti del sistema sociosanitario. Non più investire tutto sulla sanità, ma pensare anche il post-sanità e tutta l'attività sociale che c'è accomunato a questa attività. Grazie, ci hai esposto alcune criticità particolari, ma sicuramente importanti, e che soprattutto, ecco, abbiamo ancora una volta toccato questo argomento, cioè è possibile intervenire prima, è possibile intervenire a supporto, non è detto che l'amministrazione debba fare tutto, per cui auspichiamo che qualora tu, come ti auguriamo... Ci sono anche le forze del terzo settore che agiscono, spesso è stato detto che c'è una ricchezza nel mondo del terzo settore, ma se poi questa non viene accompagnata abbiamo solo delle belle parole che non sono accompagnate dai fatti, ed è quello che è avvenuto in questi anni. Perfetto, grazie Paolo. Dunque, una seconda questione invece che vorremmo porti, noi del Circolo Dossetti, riguarda un po' più lo specifico, connesso alla tua attività professionale. Qui parlo anche un po' a titolo personale. Insomma, ci sembra che le problematiche specifiche dell'agricoltura, della gestione del territorio, le nostre possibilità di sfruttamento del territorio, dell'ambiente, inclusa la zootecnia, siano tematiche connesse, tanto più in una regione come la regione Lombardia, in cui c'è tanta agricoltura, per esempio, ma poi è poco presente nel dibattito, sembra quasi un motore di riserva. Io invece personalmente sono legato all'idea di un'Italia che sviluppa molto il suo potenziale agricolo in un discorso che leghi zero consumo di suolo, un rapporto sano con l'urbanizzazione, innovazione e crescita nello sfruttamento delle risorse. E quindi mi rendo conto che è un tema particolarmente complesso, ma qui entriamo anche un po' nello specifico della tua attività professionale, quindi siamo fiduciosi che tu possa illustrarci una tua visione competente, ma anche abbastanza chiara da questo punto di vista. Allora, quello che è mancato in questi anni è una corretta programmazione della gestione del territorio. Non c'è stata una programmazione, lo vediamo e ognuno di noi lo può vedere quotidianamente con la costruzione di logistiche, con la costruzione di centri commerciali, le vie che collegano a questi centri commerciali, il consumo di suolo. Regione Lombardia l'anno scorso è stata la prima regione per consumo di suolo agricolo, pur avendo una legge per cui noi stiamo continuamente depauperando uno dei terreni più fertili che abbiamo al mondo, e questo avviene perché non c'è una programmazione e una gestione. Gli effetti climatici noi li abbiamo sperimentati proprio l'anno scorso, vedendo questa scarsità d'acqua. La regione Lombardia è stata ed è una regione sempre ricca di acqua. Sono completamente spariti i ghiacciai, li si sono depauperati, l'innalzamento della temperatura mondiale, ma anche da noi. Noi abbiamo visto cambiare proprio il clima e soprattutto abbiamo visto cambiare anche l'inquinamento che c'è stato in tutti questi anni. Allora, una delle cause è proprio questo intervento sul consumo del suolo agricolo. Il fatto di pavimentare e di costruire alla fine non permette l'evaporazione, l'assorbimento dell'acqua da parte del terreno, la presenza degli apparati fogliari, delle piante, del mais, dei foraggi in campagna che assorbono la CO2 e aiutano a contenere la presenza dell'inquinamento. Questa è stata una mancata programmazione che non è stata pensata e non è stata fatta.
Allora serve veramente porre al centro dell'attenzione questo tema del consumo del suolo, di una pianificazione, di una regolamentazione degli interventi edilizi e di costruzione, anche perché la gestione poi tutto del sistema delle acque, l'abbiamo visto con difficoltà l'anno scorso, può solo accentuarsi e diventare più preoccupante. C'è il tema delle comunità energetiche che stanno nascendo in questi anni, le comunità energetiche sono diventate le partire, per cui anche la regione deve investire su questo tema, sollecitare le istituzioni, comuni, enti, caserme, mettere su tutte queste strutture delle scuole elementari, asili nido, palazzi comunali, impianti fotovoltaici sui tetti, proprio per produrre energia rinnovabile e condividerla all'interno di comunità dalle quali possono partecipare anche i semplici cittadini. Questo passaggio, queste comunità permetteranno anche un intervento sul costo dell'energia, soprattutto per quelle famiglie che vivono una povertà energetica. Pensate alle case popolari, fare un intervento del genere sulle tetti delle case popolari porta un grosso beneficio economico, porta un beneficio ambientale e soprattutto aiuta quelle persone che hanno delle difficoltà maggiori. Il tema poi è quello del cibo e dell'alimentazione, riducendo sempre più il terreno agricolo coltivabile, noi avremo sempre meno possibilità di produrre cibo. Gli ettari destinati alla produzione di ortaggi, uva, grano, frumento, ma anche i foraggi per gli animali che possono produrre latte. Regione Lombardia è famosa per le proprie DOP, per i propri formaggi tipici. Questo vuol dire che avremo una scarsità a cominciare a una riduzione della produzione di cibi nostri tipici e ci sarà sempre più necessità di chiedere e richiedere un fabbisogno all'esterno. La nuova politica agricola comunitaria prevede poi anche degli interventi su un'agricoltura sostenibile. Allora bisognerà essere capaci di applicare queste nuove norme per migliorare l'agricoltura. Sempre di più viene affidato agli agricoltori il ruolo di essere custodi del territorio, però ci deve essere anche una politica che preserva questo territorio. Beh, ti ringrazio per questo intervento abbastanza aperto. Ecco, chiedo scusa se ci sono stati alcuni momenti, diciamo, di vuoto nella connessione, ma la nostra scelta di intervistare candidati impegnati dal punto di vista professionale, che hanno quindi un impegno sia amministrativo ma anche professionale, poi ci porta anche a realizzare interviste proprio mentre sono sui luoghi di lavoro, quindi va bene così, anche al netto di qualche piccolo intoppo tecnico. L'ultima domanda, Paolo, che vorremmo farti riguarda invece, come sempre, ecco, nel nostro caso, nel caso delle nostre interviste ai candidati del Consiglio regionale, le motivazioni personali. Io leggo dalla tua biografia che sei uno sportivo, ecco, che vivi con grande passione, insomma, dimensione sportiva. Anche quella, tutto sommato, è una esperienza umana che si gioca molto nell'ambiente, sul territorio. Lo sport si fa spesso, almeno mi piace farlo così, ma si fa in un contesto d'ambiente, ecco. Quindi mette in relazione la persona con il luogo in cui vive. Allora ti chiedo se questa può essere una motivazione per l'impegno politico, ma soprattutto quale particolare motivazione nel tuo caso ti ha spinto, ecco, ti spinge, ti può motivare a un impegno politico nel corso della prossima legislatura regionale. Ma io credo che l'impegno deve essere per il futuro dei nostri ragazzi, dei nostri giovani, dei nostri figli e dei nostri nipoti. Noi dobbiamo dedicare la nostra attenzione come mondo adulto alle persone e al futuro del mondo. Per quello l'attenzione a preservare il territorio, che è un bene prezioso che ci è stato assegnato, e soprattutto anche preservare il futuro delle persone per le loro attività lavorative,
per le loro passioni, per il loro interesse. Per cui io credo che bisogna spendersi proprio per garantire un mondo che sia migliore rispetto a quello che è quello attuale. Io credo che Papa Francesco, quando parla nella Laudato Si dell'ecologia integrale, pone veramente un problema importante di guardare queste persone, le persone nella loro integrità e con tutte le loro sfaccettature, per cui dare anche una prospettiva di futuro dove un mondo, un'alimentazione, un'attività sana, una salute sana devono essere delle priorità. A me piace, sono sempre stato appassionato allo sport, perché credo che all'interno dello sport si imparino anche delle regole, si impari a stare insieme alle persone e soprattutto a un'attività preventiva, cosa sulla quale si è investito poco e si è fatto poco anche nella nostra regione. Tolto due interventi che sono quelli sul tumore al colon e il tumore al seno, non sono state fatte azioni preventive. Se io devo guardare a fare degli interventi che guardano al futuro per le persone, devo cercare di prevenire le loro patologie. Allora investire anche su un'attività sportiva, facilitare le persone ad accedere ad esempio a delle strutture belle. Noi abbiamo dei giovani che non hanno la possibilità di avere delle piste di atletica, non hanno delle palazzetti per poter giocare a pallavolo, tante volte non ci sono strutture idonee. Allora, se io devo promuovere il futuro dei giovani già da piccoli, devo metterle nelle condizioni di poter esprimere i propri talenti anche sotto l'aspetto sportivo. Noi investiamo tanto sullo studio e va bene, ma c'è anche questo sistema di relazione che diventa una priorità. Se non viene fatta, impoveriamo di una parte della propria vita, quell'ecologia integrale, una parte viene abbandonata. Per cui credo che ci siano dei valori, delle cose importanti anche in quello, e su quello bisogna lavorare e investire. Grazie davvero per questa risposta, anche da sportivo. Insomma, hai descritto abbastanza bene, mi sembra, l'aspetto umano connesso alla, anche di relazione, connesso all'attività sportiva, quello che può significare, l'importanza per la vita di una persona. Ti ringrazio veramente per queste sfumature molto molto ricche che ci hai dato, e però ti chiedo a questo punto un breve invito al voto. Il mio invito è quello di sostenere nella città di Milano e nella provincia di Milano il presidente, il candidato presidente Pier Francesco Maiorino, e di esprimere una preferenza a Paolo Cova, che sono io, scrivendo Cova vicino al simbolo del Partito Democratico, per cui barrando il simbolo del Partito Democratico e scrivendo Cova. Se non scrivete, non vengo eletto. Grazie Paolo, noi ti auguriamo di siedere nel Consiglio regionale e di contribuire alla Lombardia migliore. Grazie. Grazie tante, in bocca al lupo per queste ultime ore di campagna elettorale. Grazie a voi. Arrivederci, a presto.